Ciao amici, ho fatto la spesa! Ciao amici, inauguriamo questa nuova rubrica per quelli che collezionano videogiochi come me e quindi ho fatto la spesa. Partiamo subito con tutto quello che ho comprato in questo ultimo periodo per Xbox One. Il primo acquisto che ho fatto, non poco meno di 20-25 giorni fa, diciamo, è stato il Play and Charge Kit. Diciamo che posso dire benissimo fanculo a tutte le pile di questo mondo, perché adesso finalmente ho questa batteria che va inserita, diciamo, nel controller della Xbox One e si ricarica, diciamo, automaticamente senza stare a comprare montagne e montagne di pile. Ho comprato questo Play and Charge Kit da Euronics alla modica cifra di 21 euro, mi sembra 21,90, cose del genere. La prendolo, tra l'altro, gli amici di Microsoft mi hanno fatto anche un bel regalo, perché mi hanno messo un Xbox Live Gold Trial, cioè una prova di 2 giorni dell'abbonamento Xbox Live Gold. Diciamo che io ho ancora coperto, ma tanto per pararmi il culo, diciamo, ho comprato, sono avvantaggiato altri 3 mesi di Xbox Live Gold. Diciamo, anche questo è il prezzo di 19,90 euro. Ho le chiappine coperte. Poi, sempre nell'ultimo periodo, ho preso FIFA 14, sempre per Xbox One. Diciamo, c'è poco da dire effettivamente su FIFA 14, no? Diciamo, il gioco di calcio più amato e conosciuto al mondo. All'interno, diciamo, il disco è adesso momentaneamente inserito nella console, quindi non c'è, però trovavamo, diciamo, la pubblicità dell'Ultimate Team, diciamo, una modalità di gioco che piace a molti. L'ho preso poco fa questo gioco, e tra l'altro sto anche preparando una rubrica di calciomercato, oltre che far avere al più presto dei gameplay, diciamo, dei miei giochi, grazie al nuovo marchingegno infernale che ho comprato, che nient'altro non è che un game recorder. Mi arriverà domani. Andiamo, cazzo! Altro titolone che ho comprato sempre nell'ultimo periodo, io li tengo in questi sacchetti normalmente per surgelare, diciamo, è Dead Rising 3. Non ci capiscono un cazzo queste telecamere. Comunque, Dead Rising 3, stavolta ho preso anche il verso della scritta. Questo è il retro. È un gioco che non è next gen, perché graficamente, tecnicamente non è next gen, è rimasto alla old gen, ma veramente fighissimo. Mai visti tanti zombie tutti insieme in un gioco, la possibilità di combinare tutto, insomma, chi conosce Dead Rising sa cosa si può fare. Chi l'ha giocato old gen, probabilmente sulla next gen avrà quasi un'eiaculazione, perché questo gioco ha ampliato tutte le buone idee che c'erano nei vecchi titoli, diciamo, le ha implementate in maniera mostruosa. Anche qui, buona abitudine della Xbox Live, diciamo, della comunità, di inserire, diciamo, i 3 giorni sempre di prova, che io già ho fumato, tra parentesi. Questo è il gioco, vedete, perfetto. Poi io, tenendoli in questi sacchetti, diciamo, li preservo ancora meglio. Fumare ancora di nuovo, pensate. Altro titolo che ho preso, vedete ancora l'adesivo, Tomb Raider Definitive Edition. Anche questo l'ho preso al Day One, veramente un grandissimo gioco. Io ero rimasto un po' male, diciamo, con le precedenti edizioni sulle vecchie piattaforme di gioco, ma stavolta veramente bello, l'arco dà veramente un sacco di soddisfazioni. Insomma, giocone, giocone, questo ve lo consiglio veramente con tutto il cuore e con tutta l'amicizia. All'interno non c'era un cazzo di niente, a parte il disco, ovviamente. Secondo me un capolavoro. Ho comprato recentemente anche Thief, ma penso lo sappiate perché avete visto quel
quel cesso di recensione che ho fatto, perché è veramente un cesso, non c'è problema a metterlo. Niente, ho parlato ampiamente di questo titolo, secondo me un giocone, un gioco che va acquistato, giocato, apprezzato. Sento commenti discordanti sul fatto che sia corto, secondo me sono cazzate. Poi, altro titolo, sempre dentro la carta, per alimenti, diciamo, Assassin's Creed Black Flag. Veramente, secondo me, siamo ritornati sui vecchi standard di Ubisoft con la serie Assassin's Creed. C'era stato qualche passo indietro, ma questo titolo fa fare 10 passi in avanti, diciamo, al gioco, diciamo, al marchio di Assassin's Creed. Vedete, molto, è nuovo, perché ho giocato, l'ho finito e l'ho riposto. Diciamo, all'interno c'era lo Uplay Passport. E per la prima volta di un gioco Xbox One, che è una rarità, c'è anche un libretto con un minimo di istruzioni, di comandi del gioco. Dietro, quello che aspettiamo un po' tutti, che non si sa mai quando cazzo uscirà, che la rimandano ogni volta di mesi e mesi, diciamo, Watch Dogs, la pubblicità. Ubisoft. Dai, stringiamo un pochino, cazzo, dai. Altro titolo, Xbox One, Rise, Son of Rome. Bene, questo ho iniziato a giocarlo, ho fatto un'ora e mezzo di gioco. Questo gioco ha un grande pregio, ma forse uno soltanto, non lo so, non posso parlare di ciò che non ho approfondito. Diciamo che incomincia a far vedere i muscoli della Xbox One a livello tecnico, a livello di grafica, di potenza. Per il resto l'ho già reinstallato, perché l'avevo installato, l'ho giocato, l'ho disinstallato, adesso l'ho reinstallato. Un giorno di questi mi ci butto a capofitto. Tanto ho sentito che dura 5-6 ore, peccato, si poteva fare di meglio, cazzo. Ecco l'interno, il disco di Rise, il codice per riscattare il Day One e la prova Xbox Live di 3 giorni. E ultimo titolo per Xbox One che mi sono preso, oltre a Forza 5, che era in bundle con la console che ho preso, per cui ho anche Forza 5, diciamo, Call of Duty Ghosts. Ecco l'interno, il disco, una settimana di Xbox Live Gold, Season Pass e la pubblicità anche qui di Destiny, altro titolo di Activision che probabilmente vedrà la luce tra qualche mese. Call of Duty Ghost, mi dispiace, ma secondo me è una nota dolente. È uscito anche Battlefield insieme, diciamo, contemporaneamente quasi a Call of Duty Ghost. Diciamo che, a mio modesto parere, gli fa un culo così, parliamoci chiaro, soprattutto per quanto riguarda il multiplayer. Dai, queste secondo me fatto bene il single player di Call of Duty Ghost, fatto molto bene. La storia questa volta ha un po' di peso, è sostanziosa, e secondo me si poteva, diciamo così, fare qualcosa di più per l'online, per il multiplayer. Per PS1 invece, a prezzi veramente ridicoli, un collezionista come me va fuori di testa quando vede certe cose, ho ritrovato, diciamo, Toca Touring Car Championship, che ho messo sotto tra virgolette sigilli. Eccolo qua, vedete, Toca Touring Car Championship, il retro. Questo non lo apro, altrimenti dovrei sfasciare tutta la sua bellissima come si dice, plastichina, che ho messo io. E ho trovato anche Tomb Raider Chronicles, conservato perfettamente, c'è il libretto, c'è il disco, c'è veramente tutto. Toca l'ho pagato 2 euro, Tomb Raider 5 euro,
eccoli qua, vedete la classica etichetta per cibi surgelati. Poi ho trovato anche UEFA Euro 2000 per PlayStation. Questo è ridotto un po' peggio perché all'interno non ha libretto, cioè il disco. Poi ho trovato anche Tekken 3. Questo non l'ho pagato niente, mi è stato regalato. Vediamo qui che è rovinata la custodia, però all'interno ha pubblicità del Namco Arcade Stick, che da qualche parte dovrei avere, se non sbaglio. Un libretto tenuto molto bene, spessissimo, vedete? È veramente alto. Qualcosa sul controller, qualche cenno. Il disco all'interno, quindi ottimo, ottimo, ottimo acquisto. Poi ho trovato anche Tiger Woods PGA Tour 2000, un pezzo da collezione, questo mi sembra 2 euro, non ha libretto, come potete vedere, c'è il disco, comunque andava recuperato. Poi Quake 2, il grandissimo Quake 2, che pomeriggi ragazzi con Quake 2. Questo purtroppo non ha libretto e all'interno si sono rotti i dentini del che tengono il CD. Non si può avere tutto. Poi, altro titolo, sempre a 2 euro, Klonoa Beach Volleyball. Eccolo qua. Vedete? Questo invece è completo di tutto. Ha il libretto. Anche questo veramente spesso, ricco di informazioni, e ha anche il CD originale, eccolo qua. Quindi sono stato veramente molto felice di recuperare quello nuovo. E ho trovato anche il secondo capitolo di Toca 2, questo non l'ho ancora sigillato, eccolo qua, sempre 2 euro. Questo ha il libretto, eccolo qua, molto meno spesso, giustamente. La custodia è un pochino rotta qua negli angoli, classica rottura delle custodie di PlayStation 1, però comunque sia è abbastanza in buone condizioni, dai, sì, per 2 euro, insomma, peccato perché la collezione ha il suo perché, così perde un po'. Per quanto riguarda Wii, la console di Nintendo, invece ho preso soltanto due titoli. Eccoli qua, uno è Summer Sports Party, o Pari, dipende, prodotto da Ubisoft. Diciamo questo titolo contiene un po' tutto, calcio, tiro con l'arco, minigolf, bocce, gara delle schiacciate, insomma un titolo da giocare a casa con gli amici. Me lo sono recuperato per, mi pare, 3 o 4 euro. Insomma, ci può stare. E poi ho preso un grandissimo classico, di cui avevo già una copia, un'altra copia di Mario Kart Wii. Insomma, divertimento veramente alle stelle con questo titolo. Eccolo qua, grande Mario. Bene, ho preso anche tre titoli per PC o personal computer. Dunque, il primo, tutti e tre li ho presi, diciamo, tramite internet, per cui mi sono arrivati con il corriere a casa. Il primo, SimCity 4 Deluxe. Eccolo qua. Insomma, SimCity è famosissimo, lo conoscete tutti. Io tra l'altro avevo già una copia di SimCity 4, ne ho presa un'altra, diciamo, perché questa era diversa la copertina, e essendo collezionista ci sono anche queste cose. Poi ho preso anche Castle Strike, che mi ha incuriosito perché ho letto veramente male, molto male questo gioco. Allora mi sono detto, cazzo, lo compro, voglio vedere e voglio testare io. E poi, classico dei classici, una Ubisoft Exclusive, diciamo Age of Empires Gold Edition, diciamo una raccolta del primo e del secondo Age of Empires, in questa edizione che li racchiude entrambi. Insomma, Age of Empires è sempre un cazzo di signor gioco, no?
Ed eccoci giunti al turno di PS3. Per PS3 ho recuperato in primis Sid Meier's Civilization Revolution, così invogliato dal ricordo di Civilization 2, mi sembra, su PS1, con cui ho passato veramente ore su ore su ore ed era veramente bellissimo. Questo, nonostante sia di due generazioni successive di console, non è assolutamente un buon titolo a mio parere. L'ho provato, non vale, diciamo, il prezzo a cui l'ho trovato, che si aggirava sulle 15-16 euro. Quindi un acquisto a titolo proprio di collezionismo. Poi ho recuperato Metal Gear Solid 4, The Guns of the Patriots. Ragazzi, io questo l'ho finito 3 volte, cioè questo è veramente apoteosi, insomma. Se non l'avete giocato, ragazzi, giocatelo, giocatelo, perché merita veramente tutto quanto. Quello che di buono c'è da dire, eccolo qua, lasciamo una custodia di cartone, sotto c'è il gioco. Poi ho recuperato un altro gioco, come si dice, una pietra miliare, Assassin's Creed 2, Ezio Auditore. Credo che queste due parole bastino per spiegare tutto quanto. Assassin's Creed 2 per PS3, Ezio Auditore, punto. Non dico altro. Poi ho recuperato il gioco che, quando parlavo di quelli della Xbox One, diciamo, è l'opposto di Tomb Raider Definitive Edition, ovvero Tomb Raider Underworld. Eccolo qua. Diciamo, non mi è piaciuto. Questo non mi è piaciuto, però, a titolo di collezionismo, diciamo, l'ho preso. Trovato a un prezzo intorno alle, mi sembra, 13 euro, 12,90 euro, non ricordo. Insomma, non, secondo me sono anche troppi. Ultimo gioco PS3 che ho recuperato, il primo Resistance, uno dei primissimi giochi usciti su PS3, Fall of Man, diciamo, un altro pezzo di storia che si va aggiungere al mio scaffale. Quindi, per chiudere questa rubrica di Ho fatto la spesa, ultimi acquisti per Xbox 360 che ho fatto sono, se non mi sbaglio, 4. Il primo, Assassin's Creed, il primo, l'originale, quello con Altair, l'ho trovato a 6,90 euro. Io ne ho una copia per PS3, ne ho presa una anche per Xbox 360. Secondo titolo, pagato molto di più, 23 euro, Crysis 2. Crysis 2, grandissimo gioco. Chi conosce la saga di Crysis, insomma, io la sto scoprendo adesso, purtroppo l'avevo persa, mea culpa. Scoprirà che è un grandissimo gioco, come lo sto scoprendo io in proprio in questi giorni, in queste ore. Altro titolo che non mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, Assassin's l'ho adorato, Crysis mi sta letteralmente rapendo, però un titolo che non mi è piaciuto, ho iniziato a giocarlo, non ho giocato il primo, sto giocando il secondo. Secondo me, non è un buon titolo, è Prototype 2. Magari mi attirerò le antipatie di molti, ma per me questo titolo non è, non so, magari non mi piace il genere, non c'è una trama che mi, diciamo, fa brillare qualcosa nella testa, per cui non mi piace, lo tengo per collezionismo. Ultimo, ultimissimo titolo, l'ho acquistato ieri, mi sono accorto dopo che era una versione Classics per Xbox 360, se no, vabbè, l'avrei preso uguale, però era meglio se non era Classic. Ancora da scartare nella sua plastichina, vedete, Saints Row The Third, The Full Package. Quindi dovrebbe essere una edizione, diciamo, particolare, anche se magari non vale molto. Ancora da scartare, l'ho trovata a 16,90 euro, l'ho presa. Credo che
Per un po' lo lascerò così, poi più avanti magari inizierò a farmi delle ricche partite a Saints Row The Third. Io ho giocato il 2, mi era molto piaciuto, molto, molto divertente, molto avvincente, e spero che anche questo lo sia. Bene, non mi rimane altro da fare che rimandarvi alla prossima puntata, se ci sarà, se vi è piaciuta, se no non ci sarà, di Ho fatto la spesa! Ciao, grazie per aver visualizzato. Mettete un mi piace se vi piace, non mi piace se non vi piace, anzi vi fa cagare. Bella a voi.